Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vi presento la spada tubo vuoto. Una spada che sfrutta la velocità d'attacco per infliggere danni prolungati. I suoi danni naturali la rendono efficace contro i nemici dell'elemento acqua, ma debole contro quelli dell'elemento fuoco. L'attacco secondario è uno squarcio in affondo, serie di tre attacchi pesanti che si incarnano in due fendenti e un affondo in avanzamento. Comunque, la novità in questo video qual è? È l'ultima sua perk precisamente. Quando elimini un nemico con quest'arma, sprigiona un fulmine a catena che colpisce fino a 6 nemici. Era un'arma che sinceramente aveva ispirato moltissimo la mia curiosità e ragazzi, oggi la vedremo insieme. Questa in particolare è percata con una doppia velocità d'attacco, una perk di danno, danni ai bersagli storditi e vacillanti, elemento natura. Ci tengo comunque a precisare che questo non è il mio progetto potenziato, semplicemente sono riuscito a trovarlo, anzi ne ho trovate due differenti, una con la doppia velocità d'attacco, una con una sola velocità d'attacco e doppia perk di danno. Cercherò comunque di farvele vedere tutte e due, anche se nella la maggior parte dei casi preferisco quella con doppia velocità d'attacco. E come direbbero gli americani, ragazzi, it's so awesome, bro! Davvero, ho adorato tantissimo questa spada. È vero, utilizzando quest'ultima perk andiamo un attimo a perdere il suo potenziale nel momento in cui utilizziamo questa spada contro un singolo zombie. Quindi la perk dei fulmini a catena, è vero, si attiva una volta che noi uccidiamo i nemici, di conseguenza se siamo contro uno smasher solo, per esempio, non possiamo sfruttarla. Ma ragazzi, nel combattimento in mischia e in massa, che cosa è questa spada? Prima era un po' una spada senza identità, possiamo dire. Si sapeva che era la spada tubo vuoto, era di natura, insomma, si sapevano le sue potenzialità. Ma col fatto comunque di queste ultime perk e soprattutto questo fatto del fulmine a catena presente come sull'arco tubo vuoto, ma comunque vi ricordo che su tutte le armi tubo vuoto è possibile mettere questa perk di fulmine a catena. E in più c'è da precisare che quest'ultima perk non ha la cooldown, ciò significa che ogni zombie che eliminerete farà questo fulmine a catena. E ovviamente se è andata comunque ad abbinare a una buona build possiamo ritenerci abbastanza tankabili. L'ultima perk in sé è passiva, ciò significa appunto che noi non dovremo far nulla. È molto positivo il fatto che comunque non dobbiamo spammare l'attacco secondario per fare il fulmine come la spada mitica, per esempio. Quindi non dobbiamo mai interrompere il nostro attacco per far sprigionare il fulmine, no? Cioè, noi possiamo comunque continuare a spadare senza interromperci, che il fulmine continuerà a generarsi senza appunto il bisogno che noi interveniamo. Quindi combattere in uno spawn per questo semplice fatto risulta veramente veramente versatile, veramente semplice, veramente ottimale. Quindi combattere all'interno di uno spawn con una spada del genere, ma soprattutto con questa ultima perk, diventa assolutamente eccezionale. Semplicemente perché comunque prima cos'è che si poteva fare? Si potevano rallentare i nemici colpiti, piuttosto si poteva trovare comunque con il tormento, e queste perk comunque conoscevamo già abbastanza bene. E guardate come il cambio di una singola perk trasforma l'arma nella sua interità. Questo è il classico esempio di appunto un aggiornamento che riesce a rendere i suoi frutti al 100%. Questo è solamente il primo esempio di una lunga serie. Sicuramente le armi su cui è possibile appunto ottimizzare l'ultima perk sono veramente tantissime. Parto dal set Black Metal, a cui comunque magari a molti dà fastidio l'ultima perk che ci toglie la vita, il lanciapalle di neve che congela, le armi che aumentano il livello critico man mano che colpiamo. Insomma ragazzi, ora la scelta è veramente ampia e vastissima che non sappiamo neanche più dove guardare, no? Quindi mi raccomando, la mia intenzione è quella comunque di farvi vedere le quante più armi possibili, ovviamente quelle che meritano magari un po' di più, diciamo. Però l'unica cosa che mi sento di consigliare a tutti quanti è quella di non aver fretta nel cambio di perk, nell'evoluzione. Prendete il vostro tempo, tanto ragazzi non c'è nessuno che vi corre dietro, semplicemente perché per ora queste risorse sono molto molto limitate, ed essendo che comunque si troveranno a cadenza stagionale dobbiamo sempre prestare attenzione a cosa comunque potenziamo, a cosa sprechiamo, a cosa vogliamo tenere, eccetera eccetera. La spada tubo vuoto in questione è sicuramente una scelta che non dovete fare, e non per l'arma in sé, perché
che l'arma in sé è fantastica, non fraintendetemi, ma per quale motivo? Perché ragazzi, la spada tubo vuoto è possibile trovarla da qualsiasi lama base, è possibile trovarla comunque magari affrontando il re mitico, killando i mini boss epici in missione, se droppano il progetto viola piuttosto che leggendario della spada tubo vuoto, è possibile che voi lo troviate molto facilmente, e anche con questa ultima perk è possibile trovarlo, infatti su Reddit già sono molte le persone che sono riuscite a trovarle in questa maniera, no? Quindi chiaramente andare a sprecare una risorsa che si trova a cadenza stagionale per un'arma che comunque magari è possibile che con un pizzico di fortuna magari si trova affrontando il re mitico, ma anche nelle missioni di tutti i giorni, no? Sapete che cambiano ogni 24 ore, basta tenere d'occhio il sito che ci elenca le ricompense di tutte le missioni, e se vedete che per puro caso c'è una missione che dà la spada tubo vuoto come ricompensa, sia che sia progetto epico e sia leggendario, potrete semplicemente fare quella missione e ottenerlo in questa maniera. Nel momento in cui otterrete il progetto epico, potete far finta di trasformarlo per vedere ipoteticamente l'ultima perk che vi andrà a mettere. Quindi ragazzi, mi raccomando, non sprecate la vostra risorsa per la spada tubo vuoto. L'arma è assolutamente degna di essere potenziata, degna di essere presa, con questa ultima perk è assolutamente molto più promettente. D'altra parte comunque è possibile ottenerla naturalmente. Spero di essere stato abbastanza chiaro ragazzi. Adesso parliamo un attimo della build utilizzata in questo video. Ovviamente con una spada che non presenta danni critici, che non presenta insomma un percaggio abbastanza consistente per quello che riguarda il danno, e comunque una delle mie build preferite, anzi una di quelle che utilizzo di più durante le mie missioni, Luna Paleo come primario, il vantaggio squadra del ritorno di fiamma, poi mettiamo pelle di dinosauro, vigore di dinosauro, così rispettivamente aumentiamo la corazza e la rigenerazione della vita, arlenizza nella build, quindi aumentiamo anche la sanguisuga vitale. Stavolta, al posto che utilizzare i wafer piuttosto che il ritmo di battaglia, ho deciso di utilizzare palla caduta e poi lama leggendaria, quindi durante la tecnica ombra incremento i danni delle spade. E che dire ragazzi, penso che il risultato finale ormai lo abbiate visto tutti quanti, è diventata una spada molto più comoda come lo era rispetto a prima. E sinceramente dopo questo cambiamento questa spada entra di diritto nella mia top 5. Poi vedremo bene con calma che posizione veramente affidargli, anche perché adesso su due piedi manco mi ricordo tutte le spade che abbiamo su Salva al Mondo. Però sicuramente è una spada che cercherò di ottenere fino a che appunto non l'ottengo. Ma va, Kino, che sorpresa. Io ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Qualsiasi cosa volete chiedere a riguardo, se ci sono cose che non vi sono chiare, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su al video, mi raccomando è gratuito. Se volete comunque supportare la crescita di questo canale, potete farlo semplicemente inserendo il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Anche questo è in maniera gratuita, chiaramente, ovviamente, a meno che non spendiate soldi su Fortnite. E ragazzi, ve lo ricordo per l'ultima volta, mi raccomando, non abbiate fretta di trasformare armi, di evolvere armi, in particolar modo comunque di cambiare perk su appunto queste armi qua. Non mi riferisco in particolare solamente alla spada tubo vuoto, che come vi ho detto prima è possibile trovarla con un pizzico di fortuna, ma un po' per tutti i progetti del gioco. Ecco, siccome è comunque una nuova patch, siccome non sappiamo ancora le dinamiche che assumerà questo tipo di evento, chiamiamolo così, le venture, no? Per il momento, visto che comunque abbiamo un solo rivantaggio del nucleo, chiaramente anche tenerlo direi che è sprecato, perché quando uscirà il secondo direte ma tutto questo tempo avrei potuto potenziare un'altra arma. Però in questo momento ancora bisogna cercare di capire su cosa vale la pena spenderlo, su cosa non vale la pena spenderlo, e insomma la spada tubo vuoto non è sicuramente una tra queste. E per oggi è tutto, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!